L'Ecuador continua a seguire in diretta televisiva il viaggio apostolico di Papa Francesco. I palinsesti sono stati completamente scompaginati dalla fitta agenda del pontefice per permettere a tutti di non perdersi questo evento speciale. Al suo secondo giorno in America Latina, Papa Bergoglio, dopo la tappa mattutina a Guayaquil, è tornato a Quito anzitutto per recarsi in visita di cortesia dal presidente Rafael Correa presso il Palazzo Carondelet. Pochi passi più in là, sempre senza sottrarsi al calore delle persone che lo acclamano nella speranza di una stretta di mano o di una parola, Papa Bergoglio ha raggiunto la cattedrale della capitale, accolto dal rettore. Sotto le volte dell'edificio, che mescola tecniche spagnole ed europee con l'arte indigena del paese, Papa Francesco si è raccolto in preghiera dinanzi al Santissimo, per poi rivolgere un saluto a quanti si sono radunati nell'area del Sagrato in Plaza Grande. A tutti il pontefice ha chiesto di lavorare perché nessuno sia scartato o escluso in questa grande e nobile nazione e tutti si sentano fratelli.